tutti i miei piccoli amici. Shh! Facciamo piano. Non svegliare il drago. Shh! Fai piano, molto piano. Ho appena messo a letto la draghetta più birbante che ci sia. Quindi gira la pagina pianissimo e qualsiasi cosa farai, non svegliarla. Slam! Oh no! Girando pagina, il vento ha fatto sbattere la porta con un forte slam. Presto! Controlla se la draghetta sta ancora dormendo. Fiu! Meno male. Ora ripeti 3 volte. Mentre volti pagina con molta attenzione. Ops! Nella cucina del castello il cuoco ha fatto cadere pentole e padelle. Ehi! Guarda che se la draghetta si sveglia ci pensi tu a riaddormentarla. Vediamo se dorme ancora. Accarezzale dolcemente il dorso e... gira piano senza fare il minimo rumore. Oh no! I cavalieri del castello vicino stanno facendo un gran chiasso per festeggiare un compleanno. Bussa alla porta! Canta insieme a loro. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te. E ora dai una mano a soffiare sulle candeline. Adesso scatenati in pista! Ma poi chiedi gentilmente a tutti di fare meno rumore. Non credo che ti abbiano sentito. Perché non provi con un rullo di tamburi? Ha funzionato! Chiedi un'altra volta di fare meno rumore, per favore. Nel frattempo è meglio controllare se la draghetta dorme ancora. Facciamo piano, 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 adesso volto la pagina. Piano, piano, piano. Evviva! Dorme ancora. Ora, cullala dolcemente facendo dondolare il libro. Da una parte e dall'altra. Finalmente c'è silenzio in tutto il regno. È arrivato anche per noi il momento di andare a dormire. Oh no! S'è svegliata! Cosa possiamo fare? Accarezzarle la schiena? Cullarla? Grattarle il pancino? È ancora sveglia! Pensi che alle draghette piacciono le ninne nanne? Proviamo a scoprirlo. Cantiamo tutti insieme. Ritorna nanna, bella draghetta, il tuo lettino è là che ti aspetta. Posa la coda, la cresta e le squame sul cuscino più morbido del reame. Bella draghetta, dormi serena, là fuori è notte, la luna è piena. Chiudi gli occhietti e sai perché dormono tutte le draghette come te. Benissimo, funziona! Adesso tocca a te. Appoggia la testa sul cuscino. Rimboccati le coperte. Rimani immobile e di shh, shh, shh.
tre volte ancora. Adesso chiudi il libro con molta dolcezza e ricorda, qualsiasi cosa farai, non svegliare la draghetta. Buon riposo. Bene bambini, se vi è piaciuta questa storia, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete questa video lettura con i vostri amici. Un bacio, alla prossima, cariolina.